Ciao a tutti e bentornati. Proviamo a uccidere oggi per la terza e ultima volta il paparazzo e l'uccisione che vorrei mettere in pratica abusa del coin fetch trick per la manipolazione del target, che inizia la sua partita sempre nei pressi di Decker, quel personaggio col quale Novikov può avere un appuntamento durante Showstopper. Noi comunque lo intercettiamo fin da subito e cerchiamo di attirarlo in una posizione che mi va a genio, dove il paparazzo verrà sgozzato con l'ascia da battaglia o l'ascia da guerra, non mi ricordo come si chiama in italiano. Bene, l'idea è questa, la run è un SASO, gli oggetti che ci portiamo dietro sono solamente le monetine e mi prendo anche la pistola, perché mi servirà per distrarre una guardia. Qui sarà molto importante un fatto che ho sottolineato nel primo video del paparazzo, cioè che la guardia che lo segue controlla che il paparazzo non sconfini. Questo vuol dire che se voi attirate il paparazzo in una zona dove non può stare, ed è quello che faremo, poi lo uccidete, la guardia andrà, tra virgolette, a indagare sul cadavere, non sul cadavere, ma andrà a vedere dove cacchio è finito il paparazzo e quindi troverà il corpo. Ergo, dovete in qualche maniera sbarazzarvi della guardia che lo segue. Oppure nascondere il corpo. Io mi sbarazzo della guardia perché non ho tempo e non ho neanche un contenitore per disfarmi del cadavere. Bene, questo è quanto. A questo punto sapete tutto e possiamo passare alla portata principale. Mi sono divertito veramente un sacco a realizzare questa strategia. Spero che anche voi possiate trovarla divertente. Allora, corriamo subito nella stanza qui sulla sinistra per recuperare delle forbici e un tubo. Serviranno tra poco. Prendiamo il tubo, ecco le forbici. Lanciamo subito le forbici dall'altra parte della sala per distrarre una guardia. Esattamente in questa maniera. Attendiamo che arrivi il target. Quando arriva apriamo le porte e utilizziamo il fetch trick per la prima volta. A questo punto andiamo a posizionare una monetina davanti a questa porta, perché voglio che il target resti in questa zona per un po'. Raccogliamo la prima moneta, riutilizziamo il coin fetch trick e andiamo a lasciare la pistola per la guardia. Vi ho detto prima che questa guardia in qualche maniera deve sparire, altrimenti troverà il cadavere del target. La pistola che ho lasciato è il primo passo per far sparire quella cazzo di guardia. Recuperiamo l'ascia nascosta qui. Per il momento la avviciniamo e basta, la lasciamo qui. Mandiamo via questo NPC alla mia sinistra con questo tubo. In questa maniera non sente il prossimo lancio che sto per fare, questo. Ok, a questo punto il target è diretto qui. Come vedete la guardia sta portando via la pistola. Quello che faremo adesso è stendere la guardia e dopodiché ci occupiamo del target. Sì, ya! E andiamo a recuperare l'ascia. L'NPC sulla destra è ancora distratto. Prendiamo l'ascia. And get wrecked, motherfucker! La guardia del paparazzo ha fatto veramente un pessimo lavoro. Credo che sia una delle SASO più semplici che abbiamo mai fatto per un elusive target. In ogni caso, questo target mi pare che è attivo ancora per un paio di giorni. In teoria il venerdì che viene, e il prossimo venerdì, dovrebbe essere riattivato un altro bersaglio. E se non erro dovrebbe essere il Bad Boy. Anzi, sto tirando a indovinare perché non c'è una scaletta ufficiale, perché la IO non comunica bene queste cose. Sappiamo sicuramente che, seguendo la logica della prima attivazione dei bersagli, il prossimo venerdì dovrebbero attivare The Bad Boy, che è ubicato a Sapienza. Sapienza Serale per la precisione, quindi nella missione di The Icon, fondamentalmente. Dovrebbe seguire The Entertainer, situato nella Marrakesh Serale, quindi nella mappa di House Built on Sand. E per ultima, se Dio vuole, dovrebbe essere riattivata The Pharmacist, che è ubicata a Parigi invece. The Pharmacist era stata rimossa perché presentava un bug, che in teoria è stato corretto, anzi in pratica è stato corretto, perché c'è stato un post su Reddit della IO Interactive che ha confermato che il bug è stato sistemato. Presumibilmente faranno Bad Boy, The Entertainer e poi The Pharmacist comunque. Speriamo bene. Questo è quanto per oggi, grazie per l'attenzione e ci vediamo prossimamente.